Per la celebrazione del suo 20° anno, Sonic si ripresenta rinnovato e migliorato in quasi tutti i punti di vista. Vediamoli insieme. La storia inizia con la festa di compleanno di Sonic, interrotta da uno strano essere che appare dal nulla e distrugge l'atmosfera goliardica dei nostri piccoli amici. Il nostro eroe si risveglia in un luogo completamente sterile, dove porzioni di mondo si intravedono tra il bianco che sovrasta tutto. Inoltrandoci nella storia, capiremo che dovremo rivivere alcuni dei momenti più famosi delle saghe della mascotte Sega per riportare i colori nel mondo e salvare i suoi compagni, aiutati da un piccolo Sonic del passato. Uno degli aspetti di certo più interessanti è dato dalla possibilità di poter giocare i livelli in due modalità diverse. Una a scorrimento laterale, che ricalca la classica vista nelle vecchie saghe, ed una interamente 3D, come negli ultimi capitoli. Il gameplay è veloce e frenetico, e forse uno dei migliori della serie. Mentre percorreremo la nostra avventura, dovremo anche affrontare delle sfide e vari minigiochi che ci permetteranno di sbloccare delle chiavi che, utilizzandole, apriranno dei portali che ci permetteranno di proseguire nelle mappe successive. Il comparto grafico è di certo ben fatto, con ottimi scenari ben colorati e modellati ed effetti di ultime generazioni che rendono le scene su schermo molto gradevoli. È stato infatti un piacere poter rivivere Green Hill con una veste grafica totalmente migliorata. La velocità, come al solito, è alla base del gameplay ed è proprio qui che si riscontra il difetto peggiore del titolo. Troveremo infatti sporadici rallentamenti che spesso influenzeranno la riuscita delle nostre azioni negativamente. L'audio è davvero di altissimo livello, ascolteremo brani inediti di ottima fattura e vecchie glorie rimasterizzate e remixate a dovere. Le voci, così come il doppiaggio, ricordano molto i prodotti ludici mirati al pubblico dei più piccoli, e forse è proprio questo che non permetterà di certo ad un'utenza adulta di apprezzare il titolo a dovere. Un gioco che a causa dei cali di framerate e di un adattamento infantile non arriva ad avere l'eccellenza che altrimenti avrebbe potuto avere. Di certo consigliamo di provare il titolo prima dell'acquisto. Il voto di GameZoom è 8.5.